avevo affollati tanti di quei concetti che formavano un campo talmente grande che appunto non avevo avuto nemmeno modo di avventurarmi in certe cose. Però oggi forse appunto con gli anni ho attraversato più il mio campo, cioè sono andato a guardare anche la stradina di confine, sono andato a guardare un territorio che era mio, che però forse prima conoscevo solo perché sapevo che era mio ma non l'avevo ancora visitato. A un certo punto il film che è stato raccontato in maniera consapevole è stato, pensavo fosse Amore invece era un calesse, che è un film tutto sull'amore e che doveva concludere questo ciclo del racconto dei sentimenti. Tutto questo in una persona come me, che era timida, era insicura, viveva il disagio di pensare che la parola potesse averla solo le persone delegate dalla cultura o delegate dal potere, e piano piano ho dovuto poi accorgermi che ero poi diventata una persona che comunque esercitava un lavoro, e quindi di volta in volta però ho imparato a prendermi le mie responsabilità. In un primo momento pensavo che fossero sempre gli altri a dover risolvere delle cose, quindi forse perché se c'erano più domande senza risposte. Io ho sempre visto nei film di Moretti qualcosa che per difetto non vedevo nei miei, cioè che avrei voluto, capito, avere come tipo di racconto, sintesi, proposta proprio cinematografica. Questo meccanismo di complessità, diciamo così, della recitazione, originalità dell'espressione e semplicità del cinema è un meccanismo molto simile anche in un autore completamente diverso di lui per formazione e naturalmente per poetica come Moretti, ma il meccanismo è per certi versi piuttosto semplice, no? L'idea di svuotare il cinema dei suoi elementi forse anche più euforici, più spettacolari, visivamente più attraenti, per concentrarsi esattamente su ciò che un corpo ha da dire, un soggetto, e la capacità di passare a un pubblico più ampio possibile tutto questo attraverso, per l'appunto, lo spettacolo di ciò che un corpo può fare da solo in scena. Io penso che avevo fatto questa scelta perché mi pareva l'occasione di poter parlare, no? Di poter esprimere tante cose, penalizzando un panorama, penalizzando una passeggiata, penalizzando lo scoppio di una macchina o un inseguimento. La nascita dell'esterno mediterraneo è proprio è la conclamazione, diciamo, dell'autonomia intellettuale di Massimo. So che sono un po' figlio di una legge speciale, no? Insomma, come molti miei colleghi, tra l'altro, nel senso che sono venuti fuori in un momento in cui anche chi aveva gli strumenti poi non sapeva che farsene, per cui probabilmente c'è stata da parte della gente un'accettazione al di là appunto dello strumento che era il cinema, per accettare un altro dei discorsi. Nell'86 Massimo si convinse che poteva essere anche lui stesso partecipe alla società di produzione in cui eravamo soci, Berardi, Massimo ed io, e siccome il primo film, il primo contratto che Massimo firmò con Berardi, lo firmò all'uscita di un ristorante a Napoli, alla Riviera di Chiaia. Stavamo in macchina io, lui e Gaetano a Napoli. E stavamo vicino all'esterno dell'albergo Mediterraneo. E appunto dovevamo decidere questa società come farla, eccetera, che nome dargli.
E Massimo pensò che era giusto chiamarla esterno mediterraneo, visto che il primo contratto concreto si era concluso proprio su un esterno mediterraneo. Il primo film prodotto dall'esterno fu Le vie del Signore sono finite. Che state scrivendo voi? Che io sto vedendo dall'inizio che sto venuto qua, che state scrivendo. Scrivete tutte cose voi piccole, tutte cose brevi, due parole. Primo giorno, prima scena, treno. E mi ricordo Massimo l'ha recitata in un modo. Poesia. Cioè noi stavamo sul treno, era la conoscenza di Camillo e Orlando, e lo recitò a modo suo. Come era Massimo, con tenerezza, e eravamo tutti e due sulla stessa onda. Mi ricordo che Massimo alla fine del ciak ha fatto no, rifacciamola che ho sbagliato. Voi siete, sempre per carità, siete uno intelligente, come persona voglio dire, siete uno intelligente. Ma che significa intelligente? L'ha rifatta in tono più aggressivo, dice perché Massimo tu sei Orlando e sei questo personaggio dalla vena malinconica. Cioè io invece devo essere più aggressivo. Intelligente che significa? Intelligente, cioè sta gente intelligente, gente ignorante, no? Allora sto dicendo, voi, perché ho visto che leggete, scrivete, vale, allora mica è un'offesa. Avete capito la domanda? Sì, certo. So scrivere, leggere. Perché Massimo ci teneva proprio a mantenere la mia vena malinconica, il mio modo di recitare in quel modo, e il suo modo invece scoppiettante, aggressivo di Camillo. Non c'erano ragionamenti o scelte fatte in funzione di una soluzione produttiva. Aveva l'opportunità di girare il film nel modo e con i mezzi che più gli piacevano, perché comunque l'esterno mediterraneo è nata per produrre i film di Massimo. L'idea di produrre film di altri autori era anche perché comunque esisteva una struttura produttiva che comunque Massimo poi tra un film e l'altro ci metteva un po' di tempo, non era di quegli autori che fanno un film all'anno, o tra un film e l'altro comunque aveva la vita. Mi diverte a dirigere, a pensare alla storia e tutto, insomma, scrivere qualcosa che mi sembra nuovo, nel senso, come dicevamo prima, spostato, no? Mi dà talmente una carica di emozione, di coinvolgimento, che io la consumo, nel senso che la notte non dormo. Cioè io non è che non dormo se non mi è venuto niente o se non ho idee. Io non dormo se ce l'ho, se mi è venuto. I film di Massimo non avevano il proposito di essere delle commedie o di avere la struttura di una commedia. Erano dei racconti, erano degli approfondimenti sui personaggi, sui sentimenti. Ci sono state altre situazioni in cui Massimo si è riproposto, per esempio in Non ci resta che piangere con Roberto Benigni, invece l'idea era proprio quella di fare un film che facesse molto ridere, e di fatto ci sono riusciti. Ridevano molto anche durante la scrittura del film. Io non l'ho scritto, però c'ero quando scrivevano, anzi quando non scrivevano, perché giocavano, si prendevano in giro, perdevano tempo, e tutto questo ha creato questa intensità comica, no, del film. Il titolo era Provvisorio, però a me Provvisorio non mi piaceva, lui insisteva di intitolarlo Provvisorio, però mi sembrava brutto come titolo. E abbiamo cambiato in Non ci resta che piangere. Sì, Provvisorio era proprio brutto, dice Massimo Turisi, Roberto Minni, Improvvisorio. È brutto, sì, veramente. Allora io... Poi è venuto fuori che Definitivo era più bello, ma se lui avesse messo in Definitivo suonava meglio, abbiamo scelto per Definitivo. Anche gli altri film suoi mi pare ha scelto per Definitivo. Sì. Per quanto riguarda il fatto spettacolare, dà molta soddisfazione, no? Un film come Non ci resta che piangere, che è comico, sei contento di dare tanto, di essere generoso, sulla comicità, però dovessi scegliere, come poi scelgo dopo, mi sento più in pace con me stesso quando racconto le altre storie. In Non ci resta che piangere c'è anche quel gusto, per esempio, finalmente, diciamo, che probabilmente non si trova né completamente né nel cinema di Troisi né nel cinema di Benigni, di giocare con il cinema, con i costumi, con il montaggio.
con le scenografie, anche per certi versi con le inquadrature. C'è un'escursione delle capacità di inquadrature forse più ampia di quello che si trova nei loro film stessi. Confessa. Ok, siamo? Spegnere i telefoni. Sì. Pronto? Sì, chi è? Ma Supino, alza. Gaetano, un attimo te lo passo, stiamo registrando. Ma chi è Gaetano? Pronto? Poi tenga uno che papà a scrivania qua, non ci piace. Avevo bisogno di documenti. Gaetano? Gaetano? Se hai bisogno di un documento, ti passo. Hai bisogno di un documento? Allora aspetta che ti passi l'impiegato. Pronto? Ci vuole un documento per me. No. Cioè? Raccontandomi, ho sicuramente raccontato anche la mia famiglia, ho raccontato i miei amici, il mio paese, le aspirazioni, Napoli, la curiosità di guardare oltre. C'è una voglia di raccontare qualcosa di vero e quindi è inevitabile che ci sia anche dell'amarezza, della sofferenza, della tristezza, cioè che ci siano degli aspetti che fanno parte della vita e che si associano all'allegria, alla voglia di ridere, anche alla voglia di trasformare il dramma in commedia. C'è che ha poco senso raccontare la felicità o la contentezza. Nello sviluppo di una storia ci sono sicuramente, però raccontare una storia felice o insomma qualcosa che si è risolto nel momento in cui lo viviamo, al presente, mi suona falso, no? Cioè non saprei raccontare, capito, un'ora e mezza, due ore di felicità. O forse dovrei raccontare in un'ora e mezza 5 minuti di vita. L'ironia serve a far arrivare un messaggio in maniera più morbida e quindi più accettabile. A volte il dramma è troppo forte e quindi non lo si ascolta perché è intollerabile. Ho cercato sempre di essere fin troppo sincero, no? E ho trovato che secondo me poteva essere, ecco, divertente. Ho la sincerità assoluta, no? La lealtà proprio con te stesso. Troisi si difende comicamente da qualcosa di drammatico, però allo stesso tempo comunica allo spettatore qualcosa di puro, probabilmente direbbe lui, no? Di autentico, no? L'idea che quella è una cosa a cui tiene tantissimo. Ed è questo un autore, no? Quello che ti porge qualcosa che per lui è così importante da non poter essere condiviso con il massimo numero di persone. Io come autore, come persona, diciamo che l'autore secondo me è inquinato dalla persona, che è una persona di non facile entusiasmo e che brucia in pochissimo tempo le gioie, le felicità. Lui aveva, come dire, paura che un attore dicesse troppo, facesse troppo, e per questo ti focalizzava molto sulle pause, perché diceva che nella pausa c'è l'emozione che tu stai dando e poi dici la frase, che però è la pausa quello che conta, sono i silenzi, no? Cioè nel silenzio c'è più che in qualunque parola, non c'è nulla che puoi dire per spiegare qualcosa che esprimi quando stai in silenzio. Questo è vero. Credo che serva scandire un tempo, anche d'ascolto, perché so che poi quando parlo, se veramente vuoi confrontarti con qualcuno, c'è il momento in cui o rifletti o fai silenzio, già solo proprio per ascoltare l'altro, e credo che nel cinema forse i grandi film dei grandi autori che si sono posti il problema della scansione del tempo, credo che abbiano un loro valore. E anche quando stava lì che pensava, quando doveva scrivere le sue metafore, che poi sono le parti più belle del film, no? Perché poi comunque quelle parti le continui a rivedere e ancora oggi fanno sorridere, fanno pensare, perché siamo tutti un po' così, no? Quando non sappiamo, quando la passione è talmente grande, ti rendi conto che nel silenzio trovi
quella grandezza, però non riesce a trasferirla nelle parole, perché le parole comunque sono sempre, limitano secondo me anche il sentimento. Questo personaggio di Postino, così legato alla poesia, al romanticismo, all'amore, l'idea che il massimo di purezza del personaggio di Troisi, Troisi lo raggiunge quando pensa, racconta e mostra se stesso come una persona che, se rifiuta la società, è però fortemente attratto dall'idea di poter condividere con gli altri, oltre che con la propria sensibilità, la forza e l'intensità dei sentimenti, no? Il carisma e la passione vanno al di là delle parole. Le parole sono un mezzo per comunicare, ma poi di parole se ne sentono talmente tante e quello che ti resta è talmente poco che in realtà vale quello che tu dai, vale l'energia che resta, che è rimasta di massimo attraverso il film. E non è poi importante capirti, ma anzi molte volte è molto più divertente leggerti, cioè leggere quello che scrivono, sentire dei pareri. Per esempio qua io ho trovato delle cose, delle chiavi di lettura che mi sono piaciute, no? Che se ci penso a freddo, che è vero, sono riusciti a scoprire sta cosa, no? Che dentro di me o era nel momento in cui l'ho fatto. In effetti nella nostra scrittura c'è stato questo filo che si è concluso con il Calesse e che con il Postino ha aperto un nuovo percorso che poi non si è potuto percorrere, che anche lì partiva in maniera inconsapevole, c'era solo la consapevolezza di un interesse nei confronti di altre tematiche e poi piano piano sicuramente si sarebbe, avrebbe trovato una sua strada. Questo era un diario che io regalai a Massimo il giorno che abbiamo cominciato le riprese ed è un diario di bordo, nel senso che abbiamo scritto questo diario, ce lo passavamo durante le riprese per, così, per commentare, per comunicare queste famose cose che lui magari non riusciva a dire. Mi faceva piacere soltanto leggere questa frase che io dedico a lui ed è una frase di Rainer Maria Rilke che dice così: Angelo e marionetta, allora sì che c'è spettacolo. E secondo me Massimo è proprio questo, cioè è una persona che nonostante il successo, nonostante la sconfinata cultura, è rimasta pura, è rimasta semplice. E dall'altra parte la marionetta, perché poi alla fine, insomma, tutto il suo essere artista, tutto il suo essere attore, tutto il suo essere napoletano è appunto essere una marionetta. Voglio mare e quattro notte mezzo pane e sigaretta buona sana e non mi sposta e resta sotto a mu guardare. Voglio mare che mura antica e più carnale. Tu sai che può fa male e per sognare poi qualcosa arriverà. Era questa ricerca assoluta della purezza. Massimo ci ha abituati a cercare all'interno delle soluzioni dei punti di vista che erano assolutamente straordinari, e ha spostato in avanti, come dire, l'asticella per tutti quanti noi, ci ha costretto a saltare molto più in alto di quanto mai avremmo saltato e ci ha abituati a un progetto d'arte e di vita e di stare insieme, ma in maniera veramente epica ed etica. Non avere una sola verità, no? Non vedere le cose in un solo modo, o forse spostarsi quel poco per cui la gente si riconosce e fa poca fatica a fare con te quel passettino, perché probabilmente se tu dicessi una cosa rivoluzionaria forse saresti troppo avanti, forse cercheresti di far passare delle cose che passeranno comunque, ma forse, capito, negli anni più. Esercitare il cervello, l'intelligenza, la mente, a guardare appena appena da un po' più in là, è facile che poi chi ascolta, chi ti vede, si riconosce in qualche modo, no? Con un piccolo sforzo, con un piccolissimo movimento, ritrovarsi, non
solo. Voglio mare e quattro notte e mezzo pane e sigarette sono sana e non mi sposta e resta sotto a mu guardare. Voglio mare che mura antica e chiunque tu sai ci può far male e per sognare poi qualcosa di me. Tanto non passa nessuno e nessuno ci può guardare. Voglio bene e che stasera sai nulla che genie e pazzia. Io suono se non va. Cerca volontà, chi fa bene può fa male, e per sognare poi qualcosa arriverà. Tanto non passa nessuno e nessuna ci può guardare, te voglio bene. E che stasera sei nudo, anche genio e pazzia. Io sono sono va. La Super Storia 2014. Ebbene sì, cari amici. Un viaggio nella storia e nel costume del nostro paese. Finalmente! Salve! E poi... Secondo voi, noi chi siamo? Un racconto d'autore attraverso la satira... È una cosa incredibile!